Lascia che ti dica qualcosa sui lupi, piccola. Quando la neve cade e i venti gelidi soffiano, il lupo solitario perisce, mentre il branco sopravvive. L'estate è il tempo delle liti, ma d'inverno dobbiamo proteggerci gli uni con gli altri, condividere il calore, mettere assieme le nostre forze. Quindi, se proprio devi odiare qualcuno, odia coloro che davvero vogliono il nostro male. Questo passo, come qualche lettore ricorderà probabilmente, appartiene al primo libro delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco e in pratica si tratta di un dialogo che avviene tra Ned e Arya e proprio queste stesse parole vengono riprese da Sansa nell'ultimo bellissimo trailer che ci è stato regalato proprio il primo giorno d'estate. Queste parole che secondo me tra tutto quello che abbiamo visto risaltano in modo particolare nel trailer e ci fanno molto riflettere sulla situazione a cui ci troveremo davanti, soprattutto nel nord, oltre che ovviamente a farci salire di molto la nostra stima per Sansa, che almeno personalmente era già tanta dopo gli ultimi avvenimenti della scorsa stagione. E secondo me, a livello di contesto, queste parole le potremmo collocare in un dialogo che Sansa sta avendo con Dito Corto, un dialogo in cui Dito Corto sta avvertendo Sansa del fatto che Jon sta acquistando al nord troppo potere. E Sansa gli risponde con queste parole che denotano, secondo me, un grande attaccamento alla sua famiglia. Quindi, secondo me, proprio con queste parole si scongiura una volta per tutte un'ipotesi che molti fan stavano avendo proprio anche dal season final della scorsa stagione, ovvero che Sansa in questa stagione avrebbe tradito Jon a favore di Dito Corto per conquistarsi un potere personale al nord. Secondo me questo è veramente troppo, nel senso che ok, che anche indipendentemente da queste parole, ok, che Sansa può essere frustrata, anche un po' arrabbiata del fatto che i Lord del Nord effettivamente non l'abbiano quasi nemmeno considerata nel ruolo del riprendere il potere al Nord degli Stark, però da qui a addirittura pugnalare alle spalle Jon, che è comunque il fratello che l'ha aiutata a riconquistare la sua casa, mi sembra veramente troppo. Se c'è una cosa che ci ha insegnato Game of Thrones o le opere di Martin, sta nel fatto che le persone, in questo caso i personaggi, che dovrebbero riflettere anche eventualmente dei caratteri, delle persone che potremmo incontrare tutti i giorni, in queste persone ci sono dei grigi, non c'è qualcuno che o fa il buono o fa il cattivo, ci sono tante sfumature di frustrazioni, incomprensioni che devono essere esplorate. Quindi, veramente, Sansa, secondo me, tante persone la stanno veramente troppo semplificando come personaggio. Detto questo, questo trailer, secondo me, traccia proprio un confine da quello precedente. È, se vogliamo, molto diverso da quello precedente per una fatto abbastanza particolare, ovvero per il fatto che questo trailer effettivamente ci dà, a differenza del precedente, secondo me, in cui si lasciava proprio più spazio alle speculazioni, anche un po' azzardate qualche volta, questo trailer invece dà spazio molto anche a dei dettagli, a dei fatti che sono parte integrante della trama e saranno molto importanti per la trama. Il maggiore di questi fatti di trama che ci vengono proprio messi lì davanti, nero su bianco nel trailer, è per esempio la presenza di Bran a Grande Inverno. Infatti, in una delle prime scene che ci vengono mostrate nel trailer, Bran si vede che sta attraversando la barriera con Mira e successivamente lo vediamo a Grande Inverno. A Grande Inverno, davanti all'Albero del Cuore, in particolar modo, in una situazione in cui, grazie alle sue capacità di metamorfo, sta spiando il Re della Notte attraverso un corvo. E un altro aspetto particolare da notare di questa scena di Bran a Grande Inverno nel Parco degli Dèi sta nella persona che è di spalle che sta parlando con Bran. Già sul web ho visto che si stanno facendo tante speculazioni in merito. Qualcuno dice che è il nuovo maestro di Grande Inverno, semplicemente, oppure tanti sostengono che sia, e finalmente questo personaggio fa la sua comparsa, una comparsa che stiamo aspettando da tantissimo tempo anche nei libri, accidenti,
Aula Reed che sarebbe il padre di Mira e Jojen Reed, che sono stati i compagni di Bran praticamente per diverse stagioni. Mira, infatti, ancora con lui, Jojen, l'abbiamo già salutato dalla quarta stagione, che avrebbe saputo che Mira è viva, che è arrivata a Grand'inverno con Bran e sarebbe arrivato a Grand'inverno per incontrare Bran. Quindi questa situazione in questo caso sarebbe molto interessante perché questi due personaggi si potrebbero confrontare sulle visioni del passato che Bran ha avuto in merito ai fatti della Torre della Gioia. O semplicemente una teoria un po' più semplicistica, appunto, dice che quello è soltanto uno dei tanti lord del nord radunati da Jon a Grand'inverno per ristabilire, diciamo, il governo della regione, che in quel momento sta parlando con Bran, quindi la cosa non avrebbe, salvo sorprese, una rilevanza particolare. Poi volevo cogliere l'occasione, dato che sto parlando di Bran, per fare una considerazione più generale sulla storia di Bran relativa anche ai libri. Allora, dovete sapere che io sono una grande fan della teoria secondo cui Bran sarebbe la terza testa del drago, il terzo cavaliere di drago dopo Daenerys e Jon. Mi spiego. Perché a questo punto i tre cavalieri di draghi sarebbero un Targaryen, cioè Daenerys, uno Stark, Bran e un metà Stark, metà Targaryen, Jon. E questa cosa la troverei sensata perché Bran, essendo un metamorfo particolarmente potente, potrebbe essere in grado non proprio di essere un cavaliere di drago a tutti gli effetti, nel senso che cavalcherebbe materialmente il drago, ma potrebbe entrare nella mente di uno dei tre draghi e guidarlo in questo modo. Oppure, versione alternativa un po' più figa dal punto di vista grafico, lui potrebbe effettivamente cavalcare il drago, però il controllo del drago non sarebbe dato più dalle sue capacità di immedesimazione, di ingresso mentale nella mente del drago per poi guidarlo in questo modo. Invece nella serie, e dubito anche che nei libri sarà diverso, perché mi sembra veramente un punto troppo importante della trama per virare tra libri e serie, ci stanno facendo capire in realtà anche un po' attraverso la scorsa stagione, i nuovi trailer, che il terzo cavaliere del drago sarà Tyrion, perché continua ad essere associato proprio anche nelle sequenze, eccetera, ai draghi. E quindi probabilmente si rivelerà vera la teoria Tyrion Targaryen. E a proposito di risvolti importantissimi della trama che ci potrebbero essere stati mostrati nel trailer, vorrei porre l'attenzione sulle parole di Jon. Jon che sembra che stia tentando di convincere qualcuno ad allearsi con lui. E usa delle parole del tipo: le nostre casate, nonostante le differenze, sono state alleate per molto tempo contro dei nemici comuni. E quindi diventa mio alleato. Allora, questo potrebbe essere o più semplicemente un ennesimo pippone nei confronti di qualche lord del nord che ancora non si è unito al suo esercito, oppure, ipotesi molto 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 più interessante, starebbe convincendo qualcuno di nostra conoscenza con cui non si è mai incontrato, ovvero Daenerys. Allora, l'incontro Jon Daenerys per questa stagione è veramente molto nell'aria, in quanto tutti gli attori nelle interviste continuano a sottolineare il fatto che in questa stagione si incontreranno molti personaggi che non si sono mai incontrati oppure che non si vedono da tantissimo tempo. Poi c'è Dolce Gabbana che fa le pubblicità a Napoli con entrambi gli attori protagonisti e insomma, si capisce che in questa stagione questi due si dovranno incontrare e non vorrete che Jon tenti di convincere Daenerys ad allearsi con lui perché vede nei draghi una potenzialità non indifferente per la battaglia contro l'inverno, contro gli estranei che lui sta per affrontare? Non da trascurare il fatto che mentre si sentono queste parole in sottofondo, c'è Daenerys che cammina sulle spiagge di Roccia del Drago. Ormai abbiamo capito che già dalla prima puntata lei arriverà alla Roccia del Drago, non incontrerà assolutamente ostacoli durante il viaggio navale, semmai dopo, quando dovrà andare ad attaccare Approdo del Re e comunque le coste del
continente Westeros, non solo della sua isoletta. Altra sequenza importante in questo senso da non trascurare assolutamente sta nel fatto che in una scena si vedono Jon e Davos che stanno in un paesaggio assolato totalmente diverso da quelli in cui siamo abituati a vederli, cioè al nord. Detto questo, traete voi le conclusioni di tutto il ritratto che vi ho fatto. Ma arriviamo assolutamente alla visione più figa di tutto il trailer, ovvero Beric Dondarrion che sta brandendo una spada fiammeggiante in un paesaggio nordico, quindi presumibilmente contro gli estranei. Allora, questo non fa altro che, a parte la figaggine dell'immagine in sé, che è indiscutibile, però non fa altro che confermare che lui e tutto il resto della Fratellanza senza vessili effettivamente hanno intenzione di dirigersi al nord per andare a combattere gli estranei, e non dimentichiamoci che tra loro c'è anche il mastino, quindi vedremo la Fratellanza senza vessili che molto probabilmente si allierà agli eserciti di Jon per andare contro gli estranei. Per quanto riguarda invece la questione della guerra, vediamo confermata una teoria, anche qui dettaglio di trama importante, che aleggia nell'aria da mesi: l'alleanza Euron Greyjoy Cersei Lannister. Infatti in una sequenza del trailer vediamo proprio delle navi Greyjoy arrivare pacificamente ad approdo del re. Poi, per quanto riguarda le scene di battaglia, che sono ancora più spettacolari, ancora più numerose rispetto allo scorso trailer, abbiamo fondamentalmente tre situazioni. Allora, esercito di Daenerys contro esercito Lannister. Vediamo anche in una certa sequenza Jaime a cavallo in un campo infuocato, presumete voi perché. Poi, battaglie navali tra Greyjoy, quindi una lotta civile Greyjoy, quindi da una parte le navi di Theon e Yara e dall'altra le navi di Euron che combattono gli uni per Daenerys e gli altri per Cersei a questo punto presumibilmente. Terza situazione, battaglia al nord, esercito di Jon contro gli estranei. A proposito di Jaime, di questo argomento ne voglio parlare perché mi sta particolarmente a cuore. Nello scorso video, andate a vedervelo se non ve lo siete ancora visti, per favore, avevo un po' parlato in sintesi di come secondo me si sarebbe comportato Jaime nei confronti di Cersei in questa stagione, in particolare dopo tutto quello che ha combinato lei nel finale di stagione scorso. E diciamo, con questo trailer mi sono finalmente convinta che probabilmente la serie sia preso questa piega, che è parecchio diversa in realtà da come le cose stanno andando nel libro. In questa stagione Jaime rimarrà fedele a Cersei per quasi tutto il tempo, infatti lo vediamo addirittura in battaglia combattere per lei, e se va in battaglia vuol dire che questo loro rapporto comunque di vicinanza durerà ancora per un po'. E a questo punto le previsioni che faccio su tutta la faccenda, in base alle informazioni che ci sono state fornite fino adesso, sono queste. Allora, Jaime rimarrà, secondo me, fedele a Cersei per quasi tutta la stagione, dopodiché verso la fine della stagione ci sarà un altro fattaccio, per esempio Cersei pianificherà di bruciare tutta Prodo del Re perché ormai, non so, si vede circondata dagli eserciti di Daenerys che le stanno tendendo l'assedio. A quel punto Jaime ne avrà abbastanza perché vede proprio la sorella travalicare ancora di più rispetto a quello che non è già adesso, perché rendiamoci conto di tutto quello che ha fatto, e a quel punto, per salvare anche tutte le vite della città, si deciderà a ucciderla proprio come aveva fatto a suo tempo con il re folle, quindi la storia si ripeterebbe, eccetera eccetera. Adesso mi faccio anche una premonizione un po' azzardata: secondo me tutto ciò, cioè l'assassinio Jaime nei confronti di Cersei, avviene nel finale di stagione. Segnatevela, dai, così ci divertiamo, così potete smerdarmi se non è vero e posso smerdare me stessa, che bello. In una sequenza di questo trailer, mi pare verso la fine, si vedono ancora Verme Grigio e Missandei che fanno cose, e questa sequenza è una sorta di sequel di quello che abbiamo visto nel primo trailer. Allora, se ci badate, non si riesce neanche a trovare
un nome per fare che li condensi per fare la ship. Nella serie TV si sono inventati questa storia d'amore che io trovo abbastanza insopportabile per come è stata gestita fino adesso, che vogliono portare avanti anche nella prossima stagione. Basta, ecco, questo sarà l'ultimo commento che farò su di loro. Poi per tutta la stagione io li ignorerò, tanto non avrà conseguenze, ai fini della trama questa cosa non avrà conseguenze, preparatevi perché sarà esattamente così. Allora, detto questo, volevo fare un po' un appunto finale per completezza. Allora, nei giorni scorsi sono uscite anche molte immagini promozionali che riprendevano più o meno le ambientazioni dei trailer, le situazioni dei trailer, eccetera. Su cui non ho voluto fare un video apposito perché effettivamente riprendendo le situazioni dei trailer non aggiungevano nulla di nuovo, ad eccezione di un'immagine. Mi sto riferendo al pugnale che Arya porta alla cintura in alcune di queste immagini. Alcuni fan hanno notato che questo pugnale l'abbiamo visto per l'ultima volta nella serie nelle mani di Dito Corto. Allora, alcuni fan poi da questa osservazione hanno tratto direttamente una conclusione, ovvero che sarà Arya a uccidere Dito Corto e a prendergli poi il coltello. Allora, secondo me questo potrebbe anche essere, nel senso che Arya sa che gran parte delle disgrazie della sua famiglia sono responsabilità di Dito Corto per quello che ha ascoltato durante i suoi viaggi nelle Terre dei Fiumi. Andatevi a rivedervi tipo la seconda stagione. Però, secondo me, dato che si tratta di immagini promozionali che non fanno nemmeno parte di trailer o qualcosa che è proprio calato nel contesto della serie, mi sembra veramente un po' troppo affrettato trarre conclusioni da tutto ciò. Per esempio, potrebbe essere Sansa a uccidere Dito Corto e poi, per qualche motivo, quel pugnale finisce nelle mani di Arya. Oppure ancora potrebbe essere un design talmente simile di pugnale che i due pugnali in realtà non hanno nulla a che fare, hanno usato semplicemente lo stesso design. Detto questo, da Dr. Claire per oggi è tutto. Arrivederci al prossimo video che probabilmente sarà un video su Asoyaf, che tratterà una teoria quindi dei libri, che però ha molta, molta, molta rilevanza, secondo me, anche per i fatti che vedremo nella settima stagione. Se il video ti è piaciuto, metti un mi piace, scrivi un commento per farmi sapere cosa ne pensi tu su questo argomento e condividilo. E soprattutto iscriviti al mio canale per avere in futuro contenuti simili a questo.